E lei, regina, ha deciso di lasciare definitivamente Buckingham Palace, secondo quanto riferito. La monarca, 95 anni, ha trascorso gran parte del blocco del coronavirus al castello di Windsor con suo marito, il principe Filippo, fino alla sua morte nell'aprile dello scorso anno. Fonti affermano che la coppia ha riscoperto la felicità dei loro primi anni insieme durante questo periodo, ed è stata assistita da un piccolo team di personale. Secondo un rapporto del Sunday Times, la regina non tornerà mai del tutto a Buckingham Palace e si ritiene che non abbia trascorso una notte lì da marzo 2020. Anche il palazzo è attualmente in fase di riqualificazione, poiché i restauratori eseguono lavori che dureranno fino al 2027, il che potrebbe aver rappresentato un fattore nel suo processo decisionale. L'autore reale Hugo Vickers ha dichiarato al Sunday Times: "Windsor è il posto che ama. Punto. Ha i suoi ricordi con il principe Filippo lì, ha i suoi pony lì e la famiglia nelle vicinanze. Ha senso. Negli ultimi mesi, la sovrana ha condotto una serie di impegni dalla sua casa nel Berkshire, comprese udienze virtuali e incontri di persona con dignitari e funzionari. Windsor avvicina anche il monarca a due dei suoi quattro figli, poiché Andrew ed Edward vivono nelle vicinanze. Il duca di York occupa la Royal Lodge nella tenuta di Windsor. Punto punto. Mentre Prince Edward e sua moglie Sophie Wessex e i loro due figli vivono a 10 miglia di distanza in auto a Bagshot Park. Mentre risiedono a Windsor, il principe Carlo, il duca e la duchessa di Cambridge e la principessa reale sono visitatori frequenti. Di recente, il monarca ha ammesso di sentirsi fragile scherzando: "Come puoi vedere, non posso muovermi durante un fidanzamento con due segretari dei servizi di difesa." Si ritiene, di conseguenza, che anche i cortigiani siano desiderosi di ridurre i viaggi della regina. Durante gran parte della pandemia, la monarca ha tenuto il suo incontro settimanale con il primo ministro Boris Johnson per telefono piuttosto che di persona, un'impresa che si ritiene sia ancora valida oggi.